Benvenuti sul canale Yoga con la Jay. Io sono Iole, un'insegnante Yoga Alliance certificata e sono qui per condividere con voi tanti contenuti di Yoga Asana per chi comincia e per chi è già in una fase più avanzata della pratica di yoga. Mi raccomando, seguite, iscrivetevi al canale, commentate e selezionate la campanellina per essere aggiornati dei contenuti sempre nuovi. Cominciamo! Namaste! Oggi vedremo insieme una pratica mattutina che ci aiuterà al risveglio, a prepararci alla giornata che ci aspetta. Cominciamo. Prima di tutto troviamo una posizione comoda e portiamo le mani sulle ginocchia, teniamo la schiena dritta e cominciamo con una respirazione che ci energizza e ci porta alla concentrazione sul corpo in modo da dare forza per tutta la giornata. Cominciamo, chiudiamo gli occhi, poggiamo le mani sulle ginocchia, schiena dritta, inspira ed espira, inspira ed espira. Inspira ed espira. Inspira, espira. Ora cominciamo una breve meditazione. Concentriamoci sulla parte che vediamo all'interno della nostra testa tra i due occhi. Immaginiamo che lì al centro ci sia una luce e guardiamola, concentriamoci su quella luce. Continuiamo inspirando dal naso ed espirando dal naso. Inspira, espira. Non perdere di vista la luce tra i due occhi. Inspira, espira. Inspira, espira, continua a concentrarti sul respiro e sullo spazio tra i due occhi, tieni la schiena dritta, continua ad inspirare, espira, inspira. Espira. Continua, inspira. Espira. Ogni pensiero che arriva, non scacciarlo. Guarda che arriva e guarda quando va via. Continua a respirare e a concentrarti sullo spazio tra i due occhi. Ora la tua testa è piena di luce e di energia. Lentamente porta consapevolezza nel tuo corpo di nuovo, senti le tue mani, senti la tua schiena, muoviti leggermente e quando sei pronto apri gli occhi. Adesso poggiamo le ginocchia e le mani sul tappetino e risvegliamo la spina dorsale. Portiamo la schiena ad arcuarsi in alto, espira ed arcuarsi in basso, guarda in alto, inspira, espira di nuovo, porta la schiena in alto.
e rilassa il corpo. E inspira, guarda in su. E espira di nuovo. espira. Guarda in su. Ora portiamo la schiena in posizione neutra e portiamo la mano destra e il piede sinistro in perpendicolare, in questo modo, come se qualcuno ci stesse tirando da entrambi i lati. Uno, due, teniamo gli addominali contratti e scendiamo. Dall'altro lato, addominali contratti, uno. E due, ripetiamo due volte per lato. Di nuovo, mano destra, piede sinistro, uno e due. Scendiamo di nuovo, mano destra, uno. Mano sinistra, uno e due. Appoggiamo il sedere sui talloni e scendiamo con la schiena quanto più possiamo, allarghiamo leggermente le gambe in posizione del fanciullo. Portiamo le mani in avanti e stiriamo la schiena quanto più possiamo e restiamo qui per 5 respiri. Ah, sentiamo la schiena che si allunga. Uno. Rilassiamoci. Due. Tre. Sentiamo le tensioni che si sciolgono. Sentiamo l'energia che passa dalle dita delle mani. Ci attraversa la spina dorsale. Ci arriva alle dita dei piedi. 4 e 5. Inspirando, guardiamo in su, ritorniamo in posizione del gatto con le ginocchia sul tappetino, le mani sul tappetino. Puntiamo i piedi a terra, le anche in alto e indietro, cane a testa in giù. Rimaniamo qui per 2 respiri. Se vogliamo, pieghiamo le ginocchia. Ciò che è importante è tenere la schiena dritta e la pancia quanto più vicino alle gambe. Uno, plassiamo il collo. Due. Guardiamo tra le mani, appoggiamo i piedi a terra, portiamo i piedi verso le mani. Allarghiamo i piedi in posizione parallela, prendiamo i gomiti con entrambe le mani, scendiamo se vogliamo, pieghiamo le ginocchia, appoggiamo la pancia alle gambe quanto più possibile, rilassiamo il collo. Uno, stendiamo la schiena, sentiamo le vertebre che si allungano una ad una grazie alla forza della testa e al peso della testa che come un'ancora ci allunga verso il pavimento. Quando sentiamo che c'è abbastanza flessibilità, scendiamo ancora di più, allunghiamo le ginocchia, stendiamo le ginocchia. Non forziamo. Diamo energia alla spina dorsale e alle gambe. 5 respiri. 1, 5. Inspiro, guardo in su, poggio le mani a terra, porto i piedi indietro, posizione di tavola, energizziamo gli addominali, se riusciamo rimaniamo in posizione di tavola per
per 3 respiri, altrimenti poggiamo le ginocchia e facciamo sempre forza negli addominali, portando l'ombelico idealmente nella spina dorsale. 1, 2, forza negli addominali, risvegliamo i muscoli. E 3, spingiamoci indietro di nuovo in posizione del fanciullo per 3 respiri. 1, 2 e 3, di nuovo spingiamo i piedi in alto, partiamo in posizione della tavola oppure appoggiamo le ginocchia. 1, 2 e 3. Di nuovo spingiamoci indietro in posizione del fanciullo. 1, 2 e 3. Guardiamo tra le mani, sediamoci e portiamo le gambe sul tappetino. Stiamo in posizione di L, con le mani accanto ai fianchi, apriamo il petto, risvegliamo il chakra del cuore, portiamo le spalle in alto e indietro, portiamo le mani a terra, attiviamo i piedi, portiamo le due dita idealmente dei piedi di alluci verso la testa e attiviamo la spina dorsale, attiviamo gli addominali e rimaniamo qui per 5 respiri. 1, 2, 3, 4, 5. Portiamo le ginocchia all'esterno, uniamo la base dei piedi e quanto più riusciamo prendiamo le mani, i piedi con le mani, attiviamo la schiena, teniamo dritta la spina dorsale, apriamo il petto, teniamo fermi gli addominali e rimaniamo qui quanto più possibile per 5 respiri. 1, 2, idealmente portiamo l'ombelico verso la spina dorsale, però non arcuiamo la schiena, teniamo il petto aperto, aprendo il chakra del cuore. 3, 4 e 5. Rilassiamoci. Sciogliamo i muscoli, muoviamo leggermente le gambe, sciogliamo i muscoli delle gambe e sdraiamoci. Inspira, porta il ginocchio verso il petto, abbraccia il ginocchio destro e senti lo stretching della gamba sinistra che si allunga, portando l'alluce come se qualcuno stesse tirando il piede sinistro. 1, 2, attiva le gambe, 3, 4 e 5, espira, porta il piede destro a terra e fai lo stesso con la gamba sinistra, porta il ginocchio sinistro verso il petto, attiva la gamba destra, porta l'alluce destro verso il basso, come se qualcuno lo stesse tirando, attiva anche la gamba sinistra. 1, apri il petto. 2, senti l'energia che circola nelle gambe. 3, 4 e 5. Espira, porta la gamba sinistra a terra. Inspira, porta entrambe le ginocchia verso il petto, abbracciati e porta energia
dalla schiena alle gambe, fino ai piedi. Uno, due e tre. Rilassati sul tappetino, allarga le braccia, allarga le gambe. Shakira, porta movimento a tutti i muscoli del corpo, senti l'energia che va dalle dita dei piedi, sale, sale fino alla testa e si allunga fino alle mani. Sediamoci sul tappetino, portiamoci sulla parte laterale del tappetino, allarghiamo le gambe agli opposti quanto più possibile. Non dobbiamo necessariamente sentire dolore, dobbiamo semplicemente allungare la schiena partendo dal collo, dalla testa, allargando il petto. Possiamo poggiare i gomiti sul pavimento e rilassarci. In questo movimento le gambe rimangono attive, non si addormentano, stiamo svegliando il nostro corpo. Tenendo le gambe attive, partiamo nel movimento dalla base della spina dorsale e ci allunghiamo. Uno. Sentiamo l'energia che circola nel nostro corpo. Due. Tre, apri il petto. Quattro. E cinque. Inspira, sali. Espira, portati in posizione comoda. E di nuovo, utilizziamo l'energia che abbiamo risvegliato in questa pratica per riconcentrarci su noi stessi e darci forza per le attività della giornata. Ora sediamoci in posizione comoda, schiena dritta, addominali contratti, apriamo il petto, rilassiamoci quanto più possibile, chiudiamo gli occhi ed immaginiamo tutta l'energia che abbiamo risvegliato esattamente nel punto tra i due occhi, con una grande luce. Concentriamoci su quella luce, inspiriamo ed espiriamo. Ora prendiamo con l'ispirazione, prendiamo quella luce dal centro della nostra testa, dal centro dei nostri occhi e portiamola in ogni parte del nostro corpo. Inspira, espira, la luce si irradia, scende giù tra le spalle, scende lungo la spina dorsale, si allunga alle gambe, arriva ai piedi. Di nuovo inspiro, espiro, la luce illumina ogni parte del corpo. Di nuovo e respiro. Di nuovo inspiro luce, espiro luce. Inspiro, espiro, inspiro luce e sento l'energia che si impossessa del mio corpo. Espiro, spingo la luce in ogni piccola singola parte del corpo. Ancora inspiro luce ed espiro, l'energia si irradia ovunque. E ora raccolgo l'energia dal corpo
la concentro di nuovo al centro degli occhi e vedo questa immensa luce e di nuovo la spingo forte in tutte le parti del corpo. Espiro. Sono pieno, sono piena di luce. Consapevole della forza e dell'energia di cui è pieno il mio corpo, lentamente apro gli occhi. Sento il mio corpo e l'energia che ho creato e che ho spinto in tutte le parti del corpo. E sono pronta, sono pronto, siamo pronti per questa nuova giornata. Grazie, namaste e buona giornata a tutti.